Buongiorno a tutti i trader, qui è sempre Arduino Schenato da IRforex e in questo video voglio parlarti di una cosa che è molto importante e che magari passa un po' inosservata, ovvero il controllo del mercato. Questa è una situazione che spesso ci si porta da probabilmente quando si è più piccolini, da quando si cresce, perché in linea di massima nella vita di tutti i giorni si cerca la socialità e di riuscire anche negli ambiti lavorativi attraverso appunto i rapporti sociali. E se noi pensiamo al mercato, il mercato è sicuramente un ambiente dove ci sono tantissime persone che operano. Però il mercato, seppur ci sono tantissime persone che operano, non è un ambiente sociale, cioè ognuno pensa per sé. Vi posso fare un esempio. Negli anni della formazione, quindi con varie persone che volevano diventare dei trader o che erano già trader e volevano magari sapere anche un po' come approcciavo il mercato, trovavo vari tipi di personalità e c'era un minimo comune denominatore tra quelle persone che nella loro vita professionale o in generale nella loro vita comunque avevano avuto molto successo. Quindi magari imprenditori che erano riusciti a sviluppare dei business molto importanti, anche difficili magari, e che quindi avevano avuto anni e anni di successo. Queste persone erano difficilmente profittevoli nel trading, cioè non riuscivano ad avere lo stesso successo, o comunque un successo di un certo tipo anche nel trading, mentre nella vita normale, quindi nella loro attività normale, erano riusciti ad avere successo, erano riusciti ad avere essere superiori agli altri in quel contesto, in quella cosa. Nel trading fallivano in maniera chiara, anche abbastanza pesantemente. E credo che questo sia proprio dovuto alla cosa che vi dicevo prima, cioè la nostra crescita è fatta di socialità. Spesso queste persone, magari in un certo tipo di ambiente, riescono a manipolare in maniera positiva la socialità che hanno e quindi far diventare, diciamo, il proprio ambiente esterno come il proprio ambiente interno o il contrario, e quindi riuscire ad avere un certo successo proprio con le persone nella comunicazione, nei rapporti umani, e quindi riuscire a sviluppare magari dei business che poi gli hanno creato successo. Questo tipo di, chiamiamola, manipolazione di controllo che sono riusciti ad avere. E poi magari cercano di andare a imprimerlo anche nei mercati, quindi lavorando nel trading in questo modo, ovviamente non andando a avere un rapporto sociale con il mercato, ma magari pensando che si possa controllare, cioè pensando di riuscire a fare le stesse cose che magari nel loro business sono riusciti a fare, però nell'ottica del trading. E quindi c'è questa sorta di controllo. E purtroppo il controllo nel mercato è impossibile, cioè noi non possiamo andare a controllare ciò che è incontrollabile, non possiamo andare a manipolare l'euro-dollaro, non possiamo andare a modificare una certa cosa magari attraverso una discussione, attraverso un comportamento con un'altra persona, perché non c'è questa possibilità. Però se non possiamo controllare quello che è l'ambiente, diciamo esterno, quindi l'ambiente mercato, possiamo controllare il nostro ambiente interno, noi stessi. Quindi possiamo controllare le azioni da fare, possiamo controllare i nostri comportamenti al fine di ottenere dei risultati. E quindi se ci creiamo nel tempo un piano di trading che ha delle regole, che devono essere mantenute, devono essere rispettate, e poi non le rispettiamo, è uscire da queste regole, quindi si perde il controllo di noi stessi, magari cercando di andare a controllare il mercato. Invece, se si hanno delle regole e le rispettiamo, ecco che riusciamo a controllare la parte controllabile quando facciamo trading, che è l'unica cosa che è noi stessi. Noi stessi siamo l'unica cosa che possiamo controllare per fare trading in modo profittevole.
Quindi io dico un po' alle persone che mi stanno ascoltando in questo momento, e magari tra questi c'è anche qualcuno che ha avuto questa esperienza. In realtà io ho fatto un esempio di un certo tipo di personalità, no? Che ha avuto molto successo in un certo ambito e non riesce ad avere successo nel trading. Però in realtà questa cosa del controllo del mercato c'è anche in altri tipi di personalità, cioè il fatto di pensare che si possa controllare anche solo controllando la posizione di ora in ora, di minuto in minuto, pensando che guardandola si possa fare qualcosa, ma non si può fare niente. Allora dobbiamo partire da una cosa prima, cioè di crearci un piano di regole e queste rispettarle. Quindi il controllo di noi stessi non è il controllo di mercato, ma sarà quella cosa che ci fa essere poi rispettosi dei nostri comportamenti, e questi comportamenti, uno più uno più uno, faranno sì che potremmo essere profittevoli. Poi dipende dai comportamenti che mettiamo nel piano di trading, ovviamente non è che facciamo un piano di trading e saremo profittevoli, però ci sono i presupposti, perché non abbiamo più quella smania di controllare qualcosa che sappiamo incontrollabile, è immanipolabile. È un po' come nell'ottica di trading, quando qualcuno mi dice: ma alle 2:30 ci sono le farm payroll, ma alle 8 c'è il FOMC della Fed, ma allora? Cioè, che cosa significa? Quelli sono dei market mover che potrebbero andare a creare una volatilità in quel mercato, ma io non posso controllare il dato. Quindi se io ho un certo tipo di impostazione su un mercato, lavoro multi-day, come sapete, eccetera, lascerò che poi il mercato mi dia ragione o meno. Quindi controllo la parte controllabile. Una parola detta da Trump o da chi che sia, o da un politico di altro stato, o da un governatore di una banca centrale, o una news che esce, per noi è incontrollabile. Non possiamo avere la possibilità di controllare questo, ma possiamo avere la possibilità di controllare i nostri comportamenti, le nostre azioni. Quindi, quello su cui oggi volevo così discutere con voi è: cercate di, quando vi mettete a fare trading, o comunque se fate trading giornalmente, insomma, come me, a quel punto dovete cercare di avere un piano di regole, un piano di comportamenti e rispettarli. Questo sarà sicuramente una basilare, questa è sicuramente una basilare caratteristica che serve poi per fare costanza nel trading. Non pensiamo che si possa controllare il mercato. L'unica cosa che possiamo controllare è noi stessi. Quindi cerchiamo di far sì che le cose che facciamo siano quelle funzionali, efficaci all'obiettivo di fare soldi, e soprattutto in modo costante sul mercato. A questo punto per oggi è tutto. Io vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!